sono veramente felice, ma soprattutto orgoglioso a nome mio, a nome di tutta la giunta regionale, credo a nome di tutta la popolazione lombarda, perché l'apertura, l'inaugurazione di un sito come questo per la protezione civile è un punto fondamentale, deve essere un punto di partenza, ma è un esempio, è un'eccellenza non soltanto per la Lombardia, ma credo per tutta Italia. C'è un'organizzazione perfetta. Siamo felici e orgogliosi di aver contribuito alla inaugurazione, comunque alla fondazione di questa sede. Siamo orgogliosi e felici di aver contribuito anche in termini di risorse economiche, anche e soprattutto per i mezzi a disposizione. Sono mezzi tecnologici molto innovativi e che saranno sicuramente utili quando ve ne sarà bisogno. Un esempio virtuoso ancora una volta in Val Seriana, ancora una volta il Corpo Volontari, Regione c'è stata accanto alle amministrazioni che hanno poi aiutato per questo polo logistico e allo stesso modo c'è per i mezzi. Che dire, questa è un'eccellenza che è a servizio non solo della nostra gente ma anche per tutto il resto dell'Italia. Ci insegnano quando un volontariato è anche professionalità, quindi qua siamo a livelli massimi del volontariato e dove Regione Lombardia non poteva che non esserci. Noi andiamo avanti su questa strada dove il mondo volontario della protezione civile e dell'ANPR, i soccorritori, ci sono stati e ci saranno sempre proprio grazie a esempi virtuosi come quelli del Corpo Volontari. Un grazie va sicuramente al Presidente, a Fulvio, per questa grande capacità di unire qua all'interno tutte le organizzazioni che si occupano di volontariato. Un polo logistico fondamentale per la nostra valle, voluto fortemente, e di conseguenza essere qua oggi è respirare casa e respirare famiglia. Perché le uomini e donne presenti oggi in questo contesto, in questo polo logistico, sono tutte quelle persone che H24 si occupano di noi e del nostro territorio. Era giusto esserci, naturalmente affiancata dai miei colleghi di Regione Lombardia, perché era una cosa straordinaria, un qualcosa di utile e importante. Una giornata importantissima, l'inaugurazione di questo polo logistico e di mezzi finanziati da Regione Lombardia e dai territori dei nostri comuni. Il Corpo Volontari Presolana qualche anno fa ci ha presentato questa proposta, in pochissimo tempo i comuni del territorio hanno reperito quasi 100.000 euro di risorse, a cui poi se ne sono aggiunte altre da altri enti, e questo ha permesso di inaugurare questo polo logistico, che è fondamentale per almeno due motivi. Una, la posizione del polo: si trova sulla strada statale vicino alla Val Seriana, alla Val di Scalve, ma anche tutta la zona del lago, quindi a tutto il Sebino, in una posizione strategica. E l'altro tema è proprio che qui all'interno di questo polo ci sono mezzi e attrezzature fondamentali anche per eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul nostro territorio, quindi a disposizione di tutta la colonna mobile, ma averle sul nostro territorio è una certezza in più.